Come un pittore, grazie Maestro Alma. Questo è l'omaggio di Studio Mattina a un grande artista, erede di una dinastia di grandi antiquari e galleristi napoletani. Sto parlando di Gennaro Regina. Tutti ricordiamo nel 2011 il celebre Urlo del Vesuvio. E qui nel nostro studio per presentare un corso di disegno e pittura per neofiti appassionati. Parte il 7 marzo nella sua galleria. E un ricordo anche del suo voyage pittoresco. Stiamo parlando di Gennaro Regina, benvenuto, possiamo darci del tu? Come non, certo. Okay. Così, insomma, quando si parla di arte bisogna anche essere conviviali, perché non deve essere solo una cosa elitaria, anche se voi vi occupate di tantissime cose, proprio grafica, di editoria, sì, d'élite, unici in Italia per poliedricità e tipologia di produzioni ispirati alle arti antiche, ma con un risultato moderno, quindi, certo, io vorrei partire proprio da questo, certo, cioè il vostro modo di reinventare l'arte e di renderla fruibile, di renderla produttiva, quindi non soltanto un bene immateriale. Assolutamente. Allora, Voyage Pittoresque è nato praticamente 15 anni fa ed è un'azienda che si interessa di editoria, grafica, appunto, e arte. E, venendo da una famiglia di librai antiquari, circa 1865 il punto di partenza della nostra attività, ho pensato bene di sfruttare queste cose che praticamente avevamo immagazzinato come immagini, come libri, come tante altre cose, e sfruttarle per poterle rinnovare e realizzare in maniera molto molto più fruibile per tutti quanti. Tra l'altro molto difficile, perché la vostra famiglia è un caposaldo dell'editoria dal 1865. Sì. È stata la prima, le dico una curiosità, che ha stampato la prima edizione di Promessi Sposi in napoletano, nel 1865 proprio, Gabriele Regina. E poi vi siete evoluti in qualche modo. Poi ci siamo evoluti e appunto nel 97 è nata Voyage Pittoresque come casa editrice. Infatti il mio lavoro fondamentale principale è l'imprenditore. Sono amministratore di questa azienda, di questa società, che lavora in tutta Italia, ma anche nel mondo. Facciamo anche cose per aziende, per enti stranieri. Abbiamo anche dei contributi fotografici, quindi se possiamo vederli, in modo tale che capiamo bene di cosa stiamo parlando. Poi tra l'altro abbiamo questo libro stampato da Mondadori proprio per una mostra al PAN che si è tenuta, sì, 2 anni fa, ci arriviamo tra pochissimo. Dicevo, l'avete resa fruibile perché voi vi occupate anche di stampe, di litografie. Esatto, questo infatti qui si sta vedendo praticamente un misto tra opere mie contemporanee, qualche litografia antica che appunto sono quelle, le famose riproduzioni che facciamo in azienda, in Voyage Pittoresque. Federica Rizzi. Come accennava Maria Silvia Malboni, nel 2011 ha riscosso un grande successo la mostra che si è svolta al Palazzo delle Arti di Napoli, L'Urlo del Vesuvio. L'artista ha portato il catalogo, ricordiamo, un basta gridato da personaggi noti e meno noti su quelle che sono le condizioni della nostra regione. E quale elemento più rappresentativo se non il Vesuvio, vero Gennaro? Sì, sì, con un incipit molto particolare, che basta. Allora, tutti coloro che hanno scritto il proprio Urlo dovevano iniziare con basta. Assolutamente, questa mostra è stata fatta in un periodo molto particolare per la nostra città, perché era il periodo dell'emergenza rifiuti, eravamo senza amministratore, praticamente non c'era il sindaco, si doveva votare il nuovo sindaco, e pensai appunto di realizzare questa cosa. Il PAN mi diede la possibilità di esporre e io ho chiesto praticamente quest'urlo, questo basta, da tutti i napoletani, ma poi mi sono arrivati basta praticamente da tutta Italia, e i più belli li ho pubblicati in questo catalogo che Mondadori mi ha stampato, dove appunto la grafica l'ho curata io, inserendo queste frasi più significative. È molto interessante tra l'altro vedere le immagini curate da voi, create da voi, con l'urlo dei napoletani. Questi sono i miei dipinti. Speriamo, questi sono i tuoi dipinti, sì. Infatti abbiamo visto qualche foto, ad esempio Vesuvio, ovviamente emblema della nostra città. Mi ha colpito particolarmente ad esempio questa frase, sì: basta piagnistei, lamenti, cialtronerie, furberie, ruberie, politici camorristi, camorristi politici, chiatti con i tatuaggi, ombelichi a ciambella in mostra, neomelodici. Insomma, basta becera napoletanità. Poi ce ne sono tantissimi altri, ovviamente, sì, a gridare, gridare questa emergenza, cioè non soltanto l'emergenza rifiuti, ma proprio tutte le emergenze che riguardano la nostra città. Quella forse è
quella meno fastidiosa. Passaggio successivo alla stampa d'epoca, la specializzazione dell'arredo murario, con una progettazione rivolta a tecniche e materiali modernissimi per consentire le realizzazioni di separé, grandi pannelli singoli e multipli e rivestimenti parietali dal design ricercato che consente di sfruttare al meglio gli spazi architettonici. Certo. Quindi qualcosa di utile che diventa anche bello da vedere. Assolutamente, infatti ci occupiamo con Voyage Pittoresco, ci occupiamo anche di arredamenti murali, realizziamo arredamenti classici particolari oppure delle particolari pannellature che possono avere dimensioni gigantesche, realizzate su materiali modernissimi, con durate incredibili nel tempo, molto molto resistenti, ma belli proprio come design. Quindi anche per sfruttare gli spazi più piccoli, perché adesso più piccoli e anche più grandi vanno di... Infatti facciamo alberghi importantissimi, studi, case importanti, insomma realizziamo varie cose. Federica Riccio. Gennaro Regina ha partecipato in questi anni anche a Luminaria 03, l'esposizione a cielo aperto di luci, di colori e non solo, che ha caratterizzato sino a poco tempo fa i nostri Natali. Quindi dalle litografie è passato alle video installazioni. E vorrei anche un commento su quello che invece è successo negli ultimi anni, o almeno quest'anno, cioè tutta la polemica sulle luminarie e alcuni centri, alcuni luoghi dove le luci di Natale non si vedono più. Allora, magari anche proprio sul lungomare dove si sarebbero dovute vedere. Sicuramente, però io allora Luminaria, praticamente questo progetto d'arte creato appunto da Simona Perchiazzi, dove io ho partecipato l'anno scorso e ho realizzato questa video installazione sulla facciata di Piazza Gesù. Praticamente era proprio un video, un particolare Vesuvio che esplodeva varie cose con vari significati ed è stato praticamente ed è stato realizzato apposta per quella piazza. Invece per quanto riguarda le luminarie che chiaramente ornano le strade a Natale, penso che ci sia proprio un problema finanziario del comune, cioè non c'è stata la possibilità. Ma io voglio lanciare una piccolissima provocazione, poi smentiscimi se sbaglio. È vero, le luminarie costano tanto, ma con le nuove tecnologie le videoinstallazioni non costano tanto, almeno si poteva arricchire la nostra città con delle videoinstallazioni, perché le proiezioni effettivamente hanno un costo relativamente alto. Ma, tra parentesi, quando c'è stato Luminaria nel 2011, a Natale del 2011, molte erano sponsorizzate da aziende private, quindi per il comune non c'è stato un costo particolare, cioè c'è stata solamente giusto l'organizzazione per mettere a disposizione la particolare piazza, il particolare monumento, eccetera, eccetera. Sì, no, perché mi riferivo proprio al fatto che magari effettivamente, cioè se vogliamo parlare proprio delle luci propriamente dette, che consumano tantissimo, quelle lì proprio adesso le feste, ci sono i LED che non consumano niente, che però costano come acquisto, certo, esatto. Però magari costa se si chiama un'azienda specializzata, esatto, si potrebbe appunto, come fanno in tante altre città d'Italia e nel mondo, molte di queste cose sono sponsorizzate da aziende private, che chiaramente cercano di creare cose molto belle e particolari proprio per dare la possibilità di mettere in mostra anche la propria attività. Gennaro Regina, prima di salutarci, come anticipava Federica Riccio, voi promuovete anche i corsi di disegno, infatti allora, dal vostro sito si apprende che ne partirà uno. Allora, il 10 novembre praticamente abbiamo aperto questa nuova galleria d'arte a Corso Vittorio Emanuele 682, che sono circa 750 metri quadri, dove oltre ad esporre le mie opere ci saranno esposte opere anche di altri autori, facciamo delle attività molto particolari e da giovedì 7 novembre partono appunto questi corsi di disegno e pittura in 10 lezioni tenute appunto dal maestro Alessandro Papari. La cosa particolare di questo corso è che daremo la possibilità a chi lo frequenta, che non sa tenere la matita in mano, a poter realizzare dopo 10 lezioni una propria opera. Vengo io, perché sono veramente incapace. Verrà poi esposta in una mostra e le opere saranno vendute all'asta e il ricavato andrà in beneficenza per una struttura che stiamo scegliendo. Quindi come fare, Federica Riccio, per poter accedere a questi corsi e per conoscere la realtà di Voyage Pittoresque? Navighiamo sul sito di Regina, questa galleria d'arte, possiamo anche conoscere il Voyage Pittoresque. Vorrei ricordare Alessandro Papari, un giovanissimo artista, classe 1971, e sta esplodendo sul panorama internazionale e nazionale. Maria Silvia Malvone, magari ci iscriviamo
Anche noi. Ma magari sì, no, ma lo dicevo perché io veramente sono negatissima. Dove vi trovate proprio la vostra sede? Corso Vittorio Emanuele 682. Quindi proprio nel cuore di Napoli. Esatto, a Mergellina, l'ultima parte di Corso Vittorio Emanuele. Ci arrivo pure a piedi. Sì. Allora ringraziamo Gennaro Regina e il suo voyage pittoresco. Tantissimi complimenti. Adesso